Presentiamo esatto, il nostro, voglio salutare Luca D'Angelo, so il presidente che... delle ippodromi partenopei, buonasera. I cavalli non simulano. Visto che... a volte anche lì. È un'anteprima ricca di sport, insomma, da sotto tutti. Venga più verso di me, non sia troppo attaccata agli anicelli, non le conviene, non le conviene. I cavalli non simulano, a volte simulano i guidatori. Ecco, vedi, vedi. Ma quello capita che a volte un guidatore simuli una, di aver subito una scorrettezza da un altro concorrente per indurre la giuria a squalificare l'avversario, perché appunto... Però voi la tecnologia l'applicate da tempo. Sì, 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 ci sono sei telecamere sul percorso che riprendono tutti i momenti. E sono i giudici che hanno una BLT, cioè una macchina che... Sì, sì, i giudici hanno tutto il tempo per poter decidere. Hanno una anche... moviola, diciamo, chiamiamola per la gente a sì. casa, una macchina tecnica che consente loro di vedere tutto. Possono rivedere tutto e decidere anche dopo la corsa se un cavallo va squalificato. Perché se ricordo bene, avendo seguito anche queste cose... Oltre alle camere che riprendono il percorso di gara, ci sta poi la duplicazione delle camere solo per i giudici. Esattamente. È vero? Cioè, tra l'altro nel Gran Premio Lotteria... Cioè, capisci, Peppe, che i giudici hanno tutte le camere dedicate per loro... Perché là si giocano i soldi, la gente, non si può scherzare. E anche sul calcio delle gare. No, ma là c'è gente girano che... di meno di soldi. Là non si può sbagliare. Ma neanche nel calcio, direi. E c'è una giuria molto attenta. Sì, 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 due anni fa, nella finale del Gran Premio Lotteria di due anni fa, c'è stato un episodio clamoroso che addirittura ha poi fatto cambiare il regolamento delle corse. Perché il ha fatto cambiare il regolamento? Sì, sì, perché il vincitore della corsa, un cavallo svedese, guidato poi dall'italiano Andreghetti, quello che ha vinto per quattro volte consecutive in lotteria, per liberarsi dalla corda, diciamo uscire fuori e andare a battere il cavallo che era in testa, ha urtato con la ruota la zampa anteriore del cavallo che era al suo esterno. Per cui il cavallo che era al suo esterno ha galoppato, lui ha vinto la corsa, il regolamento non prevedeva la squalifica diretta del cavallo, per cui la vittoria è andata a questo cavallo svedese, Andreghetti ha vinto e poi hanno avuto soltanto una multa pecuniaria. Però diciamo invece il regolamento come è stato cambiato? Il regolamento è stato cambiato che nel caso in cui ci sia un danneggiamento diretto di un concorrente su un altro, questo viene automaticamente squalificato. Anche se non fu una correttezza non voluta? Non voluta, diciamo al limite, sai, al limite. Quando il giocatore fa quella scivolata, quel tackle che sai, prende la palla o non la prende, magari poi l'attaccante sposta la palla e lui prende il piede. È un po' la stessa cosa. Il fallo anche nel calcio l'involontarietà non esiste, tranne che nel fallo di mano, cosa che tutti dimenticano. Io vedo anche un elegantissimo Papa che ci aspetta. Chi c'è? C'è il Papa Milano. Il Papa Milano. Sì, sì, torniamo tra pochissimo. Allora, parliamo del Lotteria, questo grandioso evento che dà lustro a Napoli ed è insomma uno degli eventi più importanti, no? Beh, sì, quest'anno ancora di più, quest'anno è la corsa più ricca del mondo per cavalli trottatori. E chi li cacci sono? Il Ministero delle Politiche Agricole. Sì, non gli diamo mica al Comune di Napoli, della lira, no. Ma scherziamo, un euro. Diciamo che il Ministero che finanzia tutte le corse, i montepremi delle corse in Italia, ha riconosciuto il grande valore del Gran Premio Lotteria. Da che deriva? Dalla bigliettazione, dal monte scommesse, da cosa? Ma dal risultato tecnico, da, appunto dal pubblico, anche da valutazioni soggettive che sono state fatte. Diciamo, il Ministero ha deciso di investire su questa corsa per riportare lustro all'ippica italiana nel mondo, perché questo... E quello cos'è? L'Arco di Trionfo e la Lotteria sono le più grandi... L'Arco di Trionfo, sì, è la corsa di galoppo più ricca del mondo. Al trotto c'è il Grand Prix d'Amérique, che però è una corsa sulla lunga distanza, 2700 metri. Infatti dei film bellissimi. Insomma. Sì, è una corsa che Varenne ha vinto due volte, insomma è la corsa leggendaria. Unitamente al Grand Prix d'Amérique poi c'è il Gran Premio Lotteria di Agnano, che è la corsa più ricca invece per velocisti, diciamo, sulla distanza dei 1600 metri. Diciamo che il Bolt della situazione è a Napoli. Diciamo che è come se per appassionati di tennis è come se fosse Roland Garros e Wimbledon, diciamo Napoli. Oggi il Gran Premio Lotteria di Agnano è un po' Wimbledon, insomma una prova più per velocissima, ma di quasi di pari livello rispetto quanto, al Gran Prix d'America. Quanto è lunga la pista da percorrere? La pista è un chilometro. Un chilometro. Mille metri, la corsa è sui 1600 metri, quindi è circa un giro e mezzo, un po' più di un giro. Quindi è per velocisti? Sì, per velocissima, ovviamente diciamo
così come i tennisti giocano sulla terra battuta, cioè, e sull'erba, sono sempre gli stessi, anche i cavalli sono più o meno, sì, però ci sono cavalli specialisti della distanza e cavalli ci sono più quelli specialisti adatti al Gran Premio d'America, poi ci sono i fenomeni come Varenne che ha vinto era così del ciclismo, vinceva dappertutto. Varenne sarà la guest star anche domani, perché eccezionalmente con grande sforzo organizzativo da mangiare a Varenne, è famoso, si sono litigati la biata, un bellissimo omaggio, cioè verrà dedicato a questo straordinario atleta. Io ho difficoltà, al piacevole compito di mettere al mondo degli altri puledri come lui. Ma gli hai proposto una fetta di parmigiano? No. Anche perché Tina ha la sua, come si chiama, la persona che si occupa, mi avrebbe ammazzato se gli avessi mi raccontava però che gli dava delle caramelle alla menta per premiarlo delle sue performance. In lotteria con Varenne sono stati, cioè vedere Agnano 20.000 persone innamorate di questo, ripeto, atleta. E ci sono dei momenti in cui Varenne volava, il trotto di per sé prevede prevede che ci sia sempre un contatto, però ci sono delle foto bellissime in cui l'atleta, ripeto, vola ed è straordinario. E credo però che domani il contenuto tecnico, al di là dell'omaggio a Varenne, che sarà ad Agnano, il cavallo della storia, o sarà ad Agnano, diciamolo, perché ma guarda, è come cioè, Zoff e Buffon, diciamo. Insomma, si parla di Varenne, ci sono dei cavalli, due o tre cavalli nella storia che sono avvicinati a Varenne, ma insomma è un po' la disputa tra Pelé e Maradona. Ribò, allora, Ribot al galoppo, al trotto, diciamo, per noi italiani Varenne, c'è un cavallo francese famoso, Orasi, che ha vinto per quattro volte il Grand Prix d'America, che insomma, diciamo, ovviamente i francesi dicono che era più forte Orasi, però si confronti in epoche diverse, cioè oggi vogliamo dire più tra forte Pelé e Maradona, per esempio, epoche diverse, e quindi diciamo sui cavalli sicuramente. Vabbè, allora è Varenne, perché se Maradona è più forte di Pelé, Varenne è più forte, è la proprietà transitiva. Varenne comunque è napoletano, anche se adottato, perché è proprietario Enzo Giordano, quindi noi napoletani diciamo non abbiamo dubbi. Varenne è il cavallo più forte della storia. E domani sfilerà prima della finalissima. Insomma, è un'occasione straordinaria. Accompagnerà i campioni di oggi. Domani è Chiorella. Esatto, ricordiamo la finale è alle 18:10. Si prevede un'affluenza. Sì, diciamo che il lotteria tecnicamente più bello degli ultimi, del dopo Varenne. C'è Timo Co, che è il cavallo più ricco in attività nel mondo, vince quasi 5 milioni di euro di premi. Mamma mia! E ha battuto. Beato il proprietario. E ha battuto il record di Varenne. Di dov'è questo cavallo? È francese. È arrivato stamattina a Capodichino con l'aereo, perché vediamo, è stato organizzato un cargo speciale per portare 4 cavalli dalla Francia in Italia. Diciamo che domani tra l'altro c'è una sfida Italia-Francia, in particolare Napoli-Francia, perché abbiamo un grande cavallo che è di proprietà di un imprenditore di Bosco Trecase. Domani ci sarà tutto Bosco Trecase all'ippodromo a tifare. Beh, cavalli di Moggi non ce ne sono. Cavalli di Moggi non ce allora ne sono. Allora è tutto regolare, tutto a posto. E quindi ci sarà questa sfida Italia-Francia, anzi Napoli-Francia, perché c'è Timone K. Quindi nessuno ha parlato con designatore in questo caso. Timone no. K. No, diciamo, quindi insomma è un appuntamento sicuramente da non perdere per gli appassionati. Ma napoletano Timone K, e poi c'è un altro cavallo napoletano, un figlio di Varenne, che si chiama Ru Varenne. E questo è sangue nobile. Allevato dal proprietario di Varenne, che sfiderà Timo Co nella sua batteria. Quindi diciamo c'è proprio una sfida Napoli-Parigi, Napoli-Paris-Saint-Germain. Adesso sappiamo che dobbiamo diciamo salutarla, però ricordiamo, prima di salutarci, l'appuntamento di domani, quindi alle 18:10. Alle 18 la finale, le corse iniziano alle 13:45. Perfetto. Prima ci saranno le eliminatorie, 3 batterie e poi sì, possiamo consigliare i primi 3 cavalli. Una bella passeggiata al mattino per musei, per attività napoletane, sì. E presentarsi poi verso l'ora di pranzo da Agnano. Perfetto. Il mio consiglio è andare a Capodimonte a vedere Parade di Picasso, dove ci sono diversi riferimenti equestri, o al limite il museo di Capodimonte di archeologico, dove pure ci sono diversi cavalli protagonisti, e dopodiché vi trasferite dalle 13 vi trasferite ad Agnano, perché alle 14 siamo in diretta lì con Canale 21, e quindi insomma avete e il primo maggio organizzato. Avrò il piacere di salutare Giordano, mi ha promesso di fargli fare una foto, di fargli rubate fare una foto, l'immagine di caramelle rubate dagli Annicelli a Parenti. No, non è la vero, troveremo, eh. Tina non l'avrebbe mai permesso, insomma. Troveremo questa immagine, grazie ancora meraviglia. Naturalmente a Luca D'Angelo, noi tifiamo i cavalli napoletani, questo è poi E io voglio anche capire chi è il Varenne del Napoli adesso.
Antonio il Varenne napoletano, questo è napoletano. Lorenzino Insigne, chi può essere? Lorenzino, ragazzi, Lorenzino Insigne. Allora, io fra poco torniamo da Antonio Papa. Mister, è d'accordo, stasera si punta tutto su Lorenzo Insigne? No, su tutti, abbiamo sulla squadra si punta. Però se io ti ho chiesto il Varenne, quindi si punta su un nel singolo. Nel calcio esiste collettivo. Lo so, dai, però. Mister. Beh, no, il Napoli è forte.